momento sì. Stefano, dopo Ospedaletti, anche a Sanremo il premio per le tue prestazioni sportive che sono da incorniciare in questi ultimi due anni. Sì, un altro riconoscimento per me importante. E sono onorato perché ricevere un premio dalla mia città, dalle persone che fanno parte della mia città è motivo di orgoglio, quindi sono molto felice. Ultimi giorni di vacanza, senza parlare della prossima stagione, ma ultimi giorni di vacanza. No, veramente ho già iniziato martedì, un po' prima del previsto, però va bene, sono contento e avevo voglia di iniziare. Da parte del sindaco, prima del riconoscimento di oggi, hai avuto qualche attestato personale, magari una telefonata, un messaggio, vi siete sentiti, vi siete iscritti via Facebook, qualcosa durante l'estate? No, io ho solo visto tramite i suoi social qualche sua parola e poi subito dopo tornato dall'Europeo mi ci sono visto e mi ha fatto i complimenti di persona e mi ha fatto piacere. Non puoi parlare di Juventus? Una battuta sulla Sanremese? La stai seguendo? Stai seguendo il mercato? Ti piace l'impostazione nuova che è stata data alla squadra in vista della Serie D? Assolutamente sì, sono contento che forse per la prima volta la Sanremese sia composta da persone di Sanremo. E conosco tutti, e li vedo e li sento quotidianamente e veramente mi fa piacere quello che stanno facendo e gli faccio un grosso in bocca al lupo per la stagione. Senti Stefano, sei forse per i tuoi concittadini più giovani, abbiamo visto poco fa anche tanti selfie, tante foto insieme ai ragazzi più giovani, ti puoi considerare un po' un esempio per i ragazzi più giovani della Città dei Fiori? No, io non mi considero un esempio, sono felice se posso dare da parte loro un buon esempio ai ragazzi più giovani. Io sono giovane anch'io, quindi sicuramente sbaglierò anche io tanto e io di conseguenza imparo e prendo spunto dalle persone più grandi di me.